Un confronto operativo sui modelli di gestione e sulle modalità di affidamento degli impianti sportivi. Stamattina nelle sale del Consiglio Comunale si è tenuta una giornata di studio sul tema enti locali e gestione degli impianti sportivi, funzione pubblica e sussidiarietà nella gestione pubblica del patrimonio sportivo, organizzata dal consigliere comunale Gennaro Esposito del gruppo Ricostruzione Democratica, prendendo lo spunto anche da una recente pubblicazione sull'argomento. Vedo nell'amministrazione il desiderio di pianificare e di pensare alla grande. Cioè di pensare alla grande per il futuro di Napoli. Guardare dietro per vedere qual è la nostra scuola e la nostra tradizione, salvaguardarla come patrimonio della città, ma soprattutto vedo la possibilità di guardare al futuro. Bisogna garantire ai giovani della città il giocare e la possibilità di fare attraverso lo sport e non solo, un'esperienza che valga anche per la vita. Attraverso le cose semplici, ripartendo dalle cose semplici, si possono raggiungere dei grandi obiettivi per valorizzare quella che già oggi, per il passato e per la storia che Napoli è, costituisce un grande patrimonio di Napoli che va salvaguardato. E a Napoli la riflessione sull'impiantistica sportiva è di particolare attualità, poiché oltre alle numerose realtà che vanno armonizzate rispetto al combinato delle leggi 147 del 2013 e di quella regionale numero 18 del 2013, ci sono anche temi storici come il recupero del San Paolo e la ricostruzione di un palazzetto dello sport. Per ammodernare e riqualificare occorre varare un piano di investimenti e lo facciamo esattamente nel solco della disciplina varata dallo Stato nella legge di stabilità. Quindi aprire agli investimenti dei privati legati alle associazioni sportive, quindi il mondo dell'associazionismo sportivo ha un ruolo importante in questo cambio di marcia, un ruolo determinante e decisivo e sulla base dell'investimento privato portato avanti dalle associazioni sportive naturalmente si vara uno studio di fattibilità, un piano economico finanziario, un equilibrio che dà la massima programmazione, la massima efficacia all'investimento stesso. Dall'altro lato c'è la possibilità, la potenzialità di gestire questi impianti da parte delle associazioni per tempi superiori alle logiche fin qui utilizzate. Quindi un affidamento che è basato non più sul concetto di andarlo a gestire con un mantenimento ordinario, ma un investimento, una gestione anche decennale, ventennale, per tutto il tempo che il piano di equilibrio, il piano economico-finanziario investe e intende per raggiungere l'equilibrio.